E poi comunque avere un motore che ti spinge nelle curve è sempre bello. Sin da piccola, quando avevo 14 anni, ho con il patentino ho sempre guidato le moto a marce, ereditate chiaramente da mio fratello. Non ho mai avuto il motorino semplice, la semplice Vespa, però già avevo il cinquantino da enduro per andare in città. Io sono una grandissima fan di Pecco Bagnaia. Ma vai anche con le bike? Di brutto, cioè il mio crush. Sì. Sì, io cioè su e giù dai sentieri a manetta. Ecco, se qualcuno mi dovesse chiedere qual è lo sport più analogo allo sci, io ti direi da bici o da downhill o da enduro. Valentino Rossi, Pecco Genio. Bagnaia. Martello. Sofia Goggia, 32 anni, tra pochi giorni, oro olimpico in discesa libera nel 2018 e 4 volte campionessa del mondo di discesa libera, 24 vittorie, di cui 6 in Super G e 18 in discesa libera, giusto? Ciao Sofia. Buongiorno a tutti. Giusto, giusto. Numeri importanti per questo nostro ospite graditissimo al Moto Festival, a EICMA. Senti Sofia, tu un po' come... Noi parliamo di moto, ovviamente, un po' però come Alberto Tomba e anche Valentino Rossi, sei stata e sei una sportiva che ha portato il tuo sport fuori dagli appassionati, cioè hai fatto appassionare anche persone che non seguivano il tuo sport, ma lo seguivano per te. È giusto? È come ci si sente, come si fa anche. Ma allora io sinceramente non è mai stato un mio obiettivo portare, diciamo, essere personaggio. Se sei secondo me personaggio, lo sei perché trasmetti la persona che sei in tutta la tua autenticità. Quindi c'è chi ha più carisma, c'è chi ha meno carisma, c'è chi ha un carattere più particolare, chi meno. E indipendentemente da quanto uno possa vincere o meno, chiaramente i risultati servono sempre, no? E perché sono il tuo ponte che poi ti traghetta verso una mediaticità ampliata. Però se sei anche una persona di grande carisma, che comunque ha la propria personalità e un bel carattere, secondo me sei facilitato nell'uscire dai perimetri del tuo sport. E infatti, a parte Dainese che è un tuo main sponsor da ormai 15 anni, tu hai anche un rapporto con Ducati, hai una moto Ducati, ma qual è il tuo rapporto con il mondo delle moto, il motociclismo e il motorsport? Sì, da quest'anno sono orgogliosamente nella famiglia Ducati. Devo dire che vivendo a Bergamo Alta le strade sono molto strette, quindi sin da piccola, quando avevo 14 anni, con il patentino ho sempre guidato le moto a marce, ereditate chiaramente da mio fratello. Non ho mai avuto il motorino semplice, la semplice Vespa, però già avevo il cinquantino da enduro per andare in città, quindi. Comunque quella delle moto è una passione perché la moto, così anche come la bici, è libertà e poi comunque avere un motore che ti spinge nelle curve è sempre bello, però chiaramente per quella che è la mia attività sugli sci io devo stare molto cauta sulle strade. Ecco, ma tu segui un po' il motomondiale, sai qualcosa, qualche pilota? Sì, io sono una grandissima fan di Pecco Bagnaia. Ah, ecco, ottimo, Sì, ottimo. mi auguro che possa vincere il mondiale anche sto giro, Ecco qua. nonostante le 7 cadute. Ecco, esatto, ma 7 errori, sì, 7 zeri. Ma quando uscirà questa intervista sarà prima dell'ultimo Gran Premio di Valencia, quindi fra 2 settimane, quindi ci sarà stato Malesia e Thailandia, ma tu come la vedi? Ma io allora seguo quando riesco, quindi sono appassionata, ma non sono una fan sfegatata e un ultra di questo sport. Però io penso che quando è sotto pressione l'altro, solitamente fa sempre qualche errorino. Quindi mi auguro che Pecco riesca a portarla a casa anche sto giro. Parlando del tuo sport e del fatto di essere professionisti 24 ore su 24, tu in un'intervista hai detto, cito testuale, bisogna vivere ogni istante per avere il cronometro dalla tua parte. Ecco, è qualcosa che ha molte similitudini con il nostro sport, il motorsport, ma quali sono secondo te le analogie tra uno sciatore, una sciatrice e un motociclista? Guarda, secondo me,
in tutti gli sport dove le componenti sono simili, ovvero curve, velocità, linee, ci sono delle somiglianze e delle analogie incredibili. L'unica cosa, ecco, la moto rispetto allo sci non ha la pendenza, o solo raramente, in alcune curve, no? Però noi sciatori invece abbiamo quella componente in più che è la pendenza, tant'è che lo sci è un movimento, quello che devi fare tu per entrare in curva, è un movimento che va contro il tuo istinto, perché tu col corpo ti dovresti buttare nel vuoto. Invece avendo sempre la pista piatta, o comunque con una lieve pendenza, questa differenza nelle moto non c'è, però la traiettoria, la strategia, il modo in cui entri in una curva, la quota che devi avere e soprattutto dove staccare, sono delle cose molto simili allo sci, e anzi nello sci in particolare alla discesa libera, perché la discesa libera è una disciplina dove chiaramente si va veloce e il segreto della curva, per fare una curva top, è quello di avere il coraggio di staccare all'ultimo, letteralmente. E chi ha il coraggio di fare quello chiaramente deve poi riuscire a sostenere più forze che ti arriveranno più compresse, però se hai il fisico per farlo è ciò che conviene fare sempre. Bisogna sciare in ritardo quasi. Ecco, ma mi viene una domanda, quando hai citato la pendenza, appunto, perché io ho sciato pochissimo in vita mia, però quando mi sono affacciato una volta a una pista ho visto questa cosa, ho detto, ma impressionante, tu hai ancora paura della pendenza a volte o no? Ma dipende. E il rapporto con la paura in generale anche? Ma allora, paura, secondo me, cioè ognuno convive con delle proprie paure in quanto essere umano e lo fa tutti i giorni, no? Poi chiaramente anche sugli sci, magari a volte quando fai ricognizione ci sono dei passaggi dove non sai bene come affrontarli, e soprattutto magari in discesa libera, oppure io cito sempre questo esempio, ci sono dei salti creati con delle rampe artificiali dove comunque salterai 35-40 metri, nulla di che a 120 all'ora, anche perché se buttano bene li fai e non ti accorgi. Però tu quando arrivi lì in ricognizione non vedi dove atterrerai, ma vedi il versante delle montagne opposto al tuo, nella valle in cui sei. Quindi dici, dove vado? Oppure c'hai proprio dei passaggi dove sai benissimo che devi saltare nel vuoto e fidarti di quella che è la linea che hai in testa, anche se non vedi la curva dopo e magari sei a 110 all'ora. Qual è la velocità più alta che tu hai mai raggiunto? Io ho raggiunto i 142 a Lake Louise in Canada, dopo il Tickety Jump. E cosa si prova? Allora, a dire la verità, nulla di particolare, perché la percezione della velocità è molto correlata a quella che è la sensazione che ti dà la neve. A volte noi andiamo a 90 o a 100 all'ora su nevi che ti danno una sensazione, una percezione di instabilità, perché magari lo sci sbatte tanto rispetto a sciare su una pista che è un biliardo e andare a 140. Ecco, allora, io ora ti immagino che prima di questa intervista tu stavi leggendo un libro oppure guardando un video su YouTube, perché studiando un po' la tua carriera ho visto che tu, oltre a essere una sciatrice, una sportiva ai massimi livelli, studi all'università. Suoni il pianoforte, sei appassionata d'arte, per te è impossibile essere rilassati? No, ma ognuno trova la propria forma di rilassamento nelle attività che ti ricaricano a livello energetico. No? A dire la verità, prima di fare questa intervista ero a pranzo dopo la sessione mattutina che abbiamo appena fatto qui in Valsenales. Sì, mi piace pensare di non essere solo una sciatrice, ma anzi di avere anche una vita mia al di fuori di questa attività, che comunque è totalizzante. Io vivo in funzione, tutta la mia vita è in funzione di questa attività. Oltre all'atleta che si diventa e che si è, bisogna anche essere se stessi, quindi a me piace il pianoforte, mi piace leggere, mi piace studiare, mi piace vivere un po' con i miei amici, ho tanti hobby. Bello, bellissimo. Ma vai anche con le bike?
Sì, di brutto, cioè il mio crush. Sì. Sì, io, cioè su e giù dai sentieri a manetta. Ecco, se qualcuno mi dovesse chiedere qual è lo sport più analogo allo sci, io ti direi da bici o da downhill o da enduro. Ma il fatto di avere curve e anche tendenze in discesa. Certo. È proprio quello, sì. Certo. Senti, ora io farei un gioco con te, che ho fatto spesso con altri sportivi. Cioè io ti dico il nome di uno sportivo e tu me lo descrivi con una sola parola. Ok, speriamo di conoscerli tutti. No, li conosci, perché ho cercato gente che te conoscevi. Però c'è, siccome io lo sci l'ho seguito sempre un po' a chiazze, c'è qualche sciatore vecchio che a me piaceva e quindi io ce l'ho messo. Ok. Vabbè, però, per esempio, la prima è Deborah Compagnoni. Con una sola parola? Sì. La classe. Bello. Benjamin Reich. Precisione. Hermann Mayer. Fame. Federica Brignone. La tigre. Bode Miller. Genio e sregolatezza. Alberto Tomba. Unico. Christian Ghedina. Pazzo. Elena Fanchini. Cuore. Lindsay Vonn. Leggenda. Yannick Sinner. Impressionante. Valentino Rossi. Genio. Pecco Bagnaia. Martello. E l'ultima, Sofia Goggia. Intensità. Senti, grazie intanto. E poi grazie. Ti volevo chiedere, l'ultima domanda è su come stai tu fisicamente, perché so che sei reduce da una frattura di febbraio, no? Della tibia. Sì, io ho avuto questo infortunio a febbraio che è stato parecchio pesante, adesso va tutto benissimo e sono molto contenta. Oggi ho appena rimesso gli sci in questo ultimo periodo e devo dire che il piede non... zero problem, mi fido molto e devo solo trovare il timing di nuovo e la confidenza per uscire forte, ma ci siamo. Ci siamo, quindi Coppa del Mondo l'affronterai e poi gli obiettivi sono... Sì, sempre... di velocità, poi vedremo. Bene. Okay. Allora io ti ringrazio per questa intervista e grazie. Ti auguro il meglio e non so, penso che da ECMA non passerai perché sarà inizio novembre e tu chissà dove sarai. Da sì, no, io parto per l'America. Ecco, ok. Allora buon viaggio, buoni allenamenti, grazie. Grazie mille, ciao, grazie, ciao.